Quello che andrò a mostrarvi oggi è un punto coste traforate che io ho utilizzato, come potete vedere dall'immagine, per fare una copertina da neonato. Dunque, è un punto che va utilizzato alla perfezione per creare capi estivi. In questo caso io per creare la copertina ho utilizzato il filato Memphis di Adriafil che è 100% cotone egiziano, è perfetto da lavorare per l'estate ed ha una mano morbidissima, scorre proprio bene nella lavorazione. Dunque, il punto coste traforate si lavora montando un multiplo di 4 maglie e più due maglie di vivagno. Dunque, io ho montato 20 maglie centrali e le due magliette di vivagno laterali. Iniziamo lavorando il primo ferro con 3 diritti e un rovescio. Dunque, passiamo la maglia senza lavorare di vivagno e facciamo 3 diritti, 1 2, 3 e un rovescio. Di nuovo. Tre diritti ed un rovescio. Ripetendo fino alla fine del ferro. L'ultimo rovescio e poi io lavoro l'ultima maglia che sarebbe quella di vivagno a diritto. Ecco qua il primo ferro. Ora voltiamo, il secondo ferro verrà lavorato così come le maglie si presentano. Quindi dopo aver passato la maglia di vivagno iniziamo un diritto e 3 rovesci, 2, 3, un diritto, e 3 rovesci. Continuando fino alla fine del ferro. E la maglietta di vivagno. Voltiamo e passiamo al terzo ferro, che è quello che crea la parte traforata. Quindi è composto questo ferro da la maglia passata, la maglia di vivagno, poi un gettato, un accavallato doppio, un gettato e un rovescio,
da ripetere. Quindi passiamo la maglia di vivagno, facciamo subito il gettato, poi l'accavallato doppio, passiamo una maglia al dritto senza lavorarla. Prendiamo due maglie lavorandole insieme al dritto, accavalliamo la maglietta precedente che non abbiamo lavorato su quelle due lavorate al dritto e facciamo il secondo gettato all'incontrario in modo che possiamo lavorare la maglia al rovescio. Questa è la parte da ripetere, quindi riniziamo con un gettato, una cavallata doppia, due gettato ed il rovescio. Riprendiamo la serie, di nuovo un gettato, una cavallata doppia, un gettato, e un rovescio fino alla fine del ferro. Il ferro finisce sempre con un gettato ed un rovescio oltre all'ultima maglia che sarebbe quella di bivagno. Ora quello che posso consigliarvi, come vedete, innanzitutto abbiamo questo accavallamento che alla fine della lavorazione, man mano che si sale, sembra che formi tante treccine, molto carino. Oh, quello che posso consigliarvi, ritornando indietro, fate attenzione a ricordarvi di accavallare le maglie, perché a me è successo molto spesso di continuare la lavorazione e poi quando passo il filo al ferro di dietro mi accorgo che le maglie non riportano perché non le ho accavallate. Quindi fate molta attenzione nell'accavallare le maglie. Ora passiamo all'ultimo giro di questa serie. Praticamente lavoriamo, allora passiamo la maglia di vivagno, lavoriamo le maglie come si presentano. In questo caso a dritto, la maglia a dritto. Le maglie con il gettato diventano tre rovesci, quindi 1, 2 e 3, un diritto, di nuovo un diritto. Al rovescio la maglia gettata, al rovescio quella centrale della cavallata doppia, al rovescio l'altro gettato, un diritto e tre rovesci. Un diritto e tre rovesci. 1, 2 e 3. Poi io lavoro a diritto l'ultima maglietta, la maglia di vivagno. Ecco qua. Questo è il punto che posso dire che è facilissimo. È il punto costa traforata. È molto semplice da lavorare. A questo punto non dovete far altro che ricominciare la serie. Quindi maglia di vivagno, tre diritti,
è un rovescio, tre diritti e un rovescio, poi fate il secondo ferro, che si lavora come si presenta, il terzo con le maglie gettate. Poi sul post che farò sul blog, sul mio blog Lo Spazio di Lilla, troverete anche la spiegazione sia scritta che lo schema su carta disegnato. Ecco, io, come potete vedere, questa è la lavorazione continua. Sembrano in effetti tante treccine. È anche molto carino la lavorazione al rovescio, sembrano tanti becchi d'oca. Quindi volendo la si può utilizzare questa lavorazione dalla parte che piace di più. Bene, per adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima con un altro punto facile. Arrivederci.